Oggi il Vangelo della liturgia ci parla del miracolo dei pani e dei pesci. Un miracolo, cioè un segno in cui i protagonisti compiono tre gesti che Gesù tornerà a ripetere nell'ultima cena. Quali sono questi gesti? Offrire, rendere grazie e condividere. Primo, offrire. Il Vangelo parla di un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. È il gesto con cui riconosciamo di avere qualcosa di buono da dare e diciamo il nostro sì, anche se ciò che abbiamo è troppo poco rispetto alle necessità. Questo viene sottolineato nella messa quando il sacerdote offre sull'altare il pane e il vino e ciascuno offre se stesso la propria vita. È un gesto che può sembrare poca cosa se pensiamo agli immensi bisogni dell'umanità, proprio come i 5 pani e i 2 pesci di fronte a una folla di migliaia di persone. Ma Dio ne fa la materia per il miracolo più grande che esista, quello in cui Lui stesso si rende presente in mezzo a noi per la salvezza del mondo. E così si comprende il secondo gesto, rendere grazie. Il primo gesto è offrire, il secondo è rendere grazie. Dire cioè al Signore con umiltà ma anche con gioia: tutto quello che ho è dono tuo, Signore, e per ringraziarti io posso solo ridarti quello che tu per primo mi hai donato, assieme al tuo Figlio Gesù Cristo. Aggiungendovi quello che posso, ognuno di noi può aggiungere qualche cosina. Cosa posso dare al Signore? Il piccolo, cosa può dare? Il povero amore. Dire Signore ti amo. Ma noi poveracci, l'amore nostro è così piccolo, ma darlo al Signore. Il Signore lo riceve. Offrire, rendere grazie e il terzo gesto è condividere. Nella messa è la comunione, quando insieme ci accostiamo all'altare per ricevere il corpo e il sangue di Cristo, frutto del dono di tutti, trasformato dal Signore in cibo per tutti. È un momento bellissimo quello della comunione, che ci insegna a vivere ogni gesto di amore come dono di grazia, sia per chi la dà, sia per chi la riceve. Fratelli, sorelle, chiediamoci: io credo davvero, per grazia di Dio, di avere qualcosa di unico da donare ai fratelli? Oppure mi sento anonimamente uno fra i tanti? Sono protagonista di un bene da donare? Sono grato al Signore per i doni con cui continuamente mi manifesta il suo amore? Vivo la condivisione con gli altri come un momento di incontro e di arricchimento reciproco? La Vergine Maria ci aiuti a vivere con fede ogni celebrazione eucaristica e a riconoscere e gustare ogni giorno i miracoli della grazia di Dio. Cari fratelli e sorelle, assicuro la mia preghiera per le vittime della grossa frana che ha travolto un villaggio del sud Etiopia. Sono vicino a quella popolazione così provata e a quanti stanno portando soccorso. E mentre nel mondo c'è tanta gente che soffre per le calamità e la fame,
si continua a costruire e vendere armi e a bruciare risorse alimentando guerre grandi e piccole. Questo è uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare e contraddice lo spirito di fratellanza dei giochi olimpici appena iniziati. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, la guerra è una sconfitta. Oggi si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il tema nella vecchiaia, non abbandonarmi. L'abbandono degli anziani è infatti una triste realtà alla quale non dobbiamo abituarci. Per molti di loro, soprattutto in queste giornate estive, la solitudine rischia di diventare un peso difficile da sopportare. La giornata odierna ci chiama ad ascoltare la voce degli anziani che dicono «non abbandonarmi» e a rispondere «non ti abbandonerò». Rafforziamo l'alleanza tra nipoti e nonni, tra giovani e anziani. Diciamo no alla solitudine degli anziani. Diciamo no alla solitudine degli anziani. Il nostro futuro dipende molto da come i nonni e i nipoti impareranno a vivere insieme. Non dimentichiamo gli anziani. E un applauso a tutti i nonni, a tutti. Saluto tutti voi, romani, pellegrini venuti da tante varie parti d'Italia e del mondo. In particolare saluto i partecipanti al Congresso Generale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, i ragazzi dell'Azione Cattolica di Bologna e quelli dell'Unità Pastorale Riviera del Po, Sermide, in diocesi di Mantova. Il gruppo di diciottenni della diocesi di Verona e gli animatori dell'oratorio Carlos Acutis di Quartus Sant'Elena. Mando un saluto a quanti partecipano alla conclusione della festa della Madonna del Carmine a Trastevere. Stasera ci sarà la processione della Madonna Fiumarola sul Tevere. Impariamo da Maria, nostra madre, a praticare il Vangelo nella vita quotidiana. Avevo sentito qualche canto neocatecumenale, poi piacerebbe risentirlo. Auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.